La storia dei motori a quattro ruote ci racconta questo. Più passano gli anni e più le auto diventano grandi. È come se le auto sportive avessero subito una cura vitaminica. Mamma mia ragazzi, che belva, che belva! E anche qui per le nuove Mitsubishi Lancer, nella fattispecie Evo 10, la cosa non è cambiata. Col passare degli anni le auto aumentano di massa e di volume. Quindi tutto aumenta. Impossibile vedere il contrario. Ora, fatti questa domanda anche tu. Le nuove M3 M4 sono più piccole e più leggere delle vecchie 30 e 36 e 46? Le nuove Subaru sono più agili e snelle delle vecchie Bug Eye, Blob Eye, Hawkeye? Anche la prima serie della Elise rispetto all'ultima è rimasta leggera e snella. E le Evo? Stessa storia. Questa 10 si guida come una 6, una 7, una 8, per non contare le meravigliose 4 e 5. Sono un subarista perché ne possiedo una, ma io dentro al garage una bella Evo la metterei subito. In questo video, insieme a Giovanni di Nardi Motorsport, che l'ha preparata, capiremo se tra le Evo la 10 è la scelta giusta. E mentre ti iscrivi al canale e attivi la campanella, io ti faccio la vera domanda di questo video. Premesso che la tecnologia avanza, quindi comfort, sicurezza, sostenibilità sono importantissimi, quanti di noi sono disposti a barattare una guida diretta più pura, meno filtrata, più scomoda su una vecchia Evo, piuttosto che con questa Evo 10 da quasi 1700 kg, velocissima, tecnologicamente avanzata, mostruosa sul dritto, ma che, secondo noi, dopo averla guidata, ha più di un difetto, di cui parleremo nel video. Buona visione. Buongiorno, caro. Oggi live. A proposito, lui è Riccardo, il proprietario della Evo, che non è stato con noi nel video, ma che ringraziamo molto per averci concesso l'onore di guidarla. Siamo a bordo di una super macchina. Ed eccoci qui, come promesso, dopo la preparazione di Nardi Motorsport. Andiamo sulle mie strade preferite. 5 marce, 550 cavalli, oltre 500 Nm di coppia, una discreta pioggia e una frizione che odio da morire. Non ci credo. Sono un forcibe. Ciao ragazzi, bentornati su Officina del Pilota, siamo nella Evo 10 con Giovanni Nardi di Nardi Motorsport. Chi meglio di lui? Perché io non avevo il coraggio di venire con questa macchina da solo. Dai, parliamoci chiaro, hai fatto un progettino abbastanza ignorante. Ci abbiamo lavorato tantissimo, è uscita, devo dire, molto bene. Questa serie, l'Evo 10, è di per sé una macchina molto pesante, quindi... Lo è! Questa bella cura vitaminica sicuramente le dà una mano. Eh sì, fa quasi 1700 kg. Diciamo subito i numeri, dai, cavalli. Abbiamo tirato fuori con benzina 180 nel distributore, 540 cavalli a circa un bar e mezzo, un bar e sei turni. E circa 4000 giri di range di utilizzo, che sono un ottimo risultato. Chiaro. Hai fatto il rodaggio su banco, che spieghiamolo che è una grande differenza rispetto a fare un rodaggio su strada. Assolutamente, ci permette di rodare il motore nel miglior modo possibile e in un ambiente controllato, si consuma molta meno benzina, si vede mentre si roda il motore sul banco, vedi proprio che sale la coppia a livello di valori e questo permette ovviamente prestazioni migliori, perché ovvio che sì, il rodaggio è fondamentale. Prima cercavo la sesta, non c'è la sesta. Prima, seconda, terza, quarta, in stile rally, tutte pronte, metti la quinta. La quinta è lunghissima, è spaziato molto male questo cambio di serie. Ci vorrebbe una quinta un po' più corta. E lo trovo anche un po' lungo, Sì. Parlavamo di leveraggio. Faccio sempre dei paragoni senza voler creare nessun tipo di polemica con la mia Subaru, che ha i rapporti molto più corti. Assolutamente. Questa in particolare a livello di cambio non è riuscita benissimo. No. Già
l'Evo 9 che 6 marce è spaziata molto meglio, però si tende comunque a rimettere 5 marce delle serie precedenti quando si fanno molti cavalli, perché è più robusto come cambio. Okay. Però comunque è migliore di questo proprio come inserimento e feeling. Ok, ok. Ecco, parliamo della frizione. Chiedo scusa sia al pubblico che a te, perché non ho ancora capito che stacca veramente in fondo, e anche quando scali marce lasci... Senti, è molto brusca. È molto brusca. Che frizione è? È una Competition Clutch bidisco senza parastrappi. Questa frizione nuova rispetto alla vecchia sopporta anche, in grado di sopportare, una coppia maggiore. La scelta di questa frizione è stata dettata dal, diciamo, dal progetto, perché dovevamo andare poi a salire con i cavalli. Più di questi? Sì, in programma ce n'erano da fare circa 650-700 con ovviamente benzina e 85. E Riccardo adesso sta imparando a conoscere la macchina, certo. Così. E diciamo che se avesse voluto tenere la macchina con questa cavalleria, si sarebbe potuto usare una frizione molto più fruibile per strada. Soprattutto in città. Assolutamente. Questa che sentiamo è la Westgate. Mamma mia! La Westgate esterna. Il suono che entra nell'abitacolo è proprio di volume, tanto volume. È esattamente sotto al tunnel centrale. Porco Giuda, ragazzi! Ci divertiamo. Vecchio lupo criminale. Cioè. Guarda che spettacolo. Mamma mia, ti porto appena finisci la tua Civic. In queste strade andiamo con tutto lo staff di Nardi Motorsport a farci due curve e una bella mangiata insieme. Ah, una bella abbracciata. Del fattore tecnico, dei dati su questa macchina che è stata sviscerata, snocciolata su YouTube in mille video, anche più belli di questo, hanno parlato di dati tecnici, e non sono io qua a dirvi che questa è una macchina che ha una trazione integrale, che ha un motore 4 cilindri in linea. Lasciam perdere, noi abbiamo fatto di più. Siamo qua con Giovanni proprio perché nel momento in cui, tra poco, tra due curve, cercherò di analizzare il comportamento, magari ci sarà lui a spiegarmelo proprio nello specifico. Certo, come tutte le Evo, sicuramente lo saprai, hanno un sistema di trazione, ripartizione e bloccaggio differenziali molto particolare. Si autoregola in base all'angolo di sterzo, sì, alla percentuale farfalla, anche dei sensori degli accelerometri laterali. Tecnicamente è una macchina supersonica, Mitsubishi Lancer Evolution è forse al top, sì. Dai, sotto questo punto di vista. Sento che c'è del rollio, perché lei è un bel barcone, quindi... Rispetto alle serie precedenti sicuramente il peso è aumentato tantissimo, è anche molto più alta, sì. Quindi il baricentro inevitabilmente ha un ruolo fondamentale che impatta negativamente su queste sensazioni che hai. Ok. Anche a livello di motore, 550 cavalli, per carità, sono molti, sì. Ma su un peso del genere... Diciamo che non fanno poi così paura, ecco, sono gestiti. Però aspetta, adesso vediamo. Sì. La vibrazione che sento è tanta, supporto motore modificato. I supporti motore sono rigidi, in Teflon. Comfort zero, scomodissima, sì. Però c'è anche un po' di rollio dovuto a questo peso, come dicevamo poco fa. Non mi fa impazzire sta roba qua. Diciamo che come serie di Evo questa è quella che è uscita più male. Il motore secondo me ha un grandissimo potenziale, perché è un motore quadro col basamento in alluminio rispetto alle precedenti con un basamento in ghisa, sì. È un po' più sofisticato, quindi da quel punto di vista il miglioramento c'è stato. Per tutto il resto è diventata un po' più macchina. Adesso questa no, perché i supporti motori rigidi che Riccardo ci ha chiesto di cambiare, tra l'altro, perché sono un po' scomodi. Senti questa frizione. Close deck, abbiamo visto il video precedente, vi lascio qui una scheda. Sentiamo una seconda marcia, quanti giri posso fare sperando di non sbagliare? Fanno 8, fanno 7,5. 7,5, ok, giù. Tantissimo. Dai, ma è una cosa spaziale, è disumana. Il sound da fuori
fuori, lo sentirete dopo, è spaziale. Il tipo ci ha sentito 3 chilometri fa. No, vabbè. Ok, non ho capito un cavolo di questa frizione, di che succede. Boom. Devi essere più veloce. Più veloce e meno secco a levarla, perché sei. Hai sentito che dà delle botte? Madonna, no, sono totalmente incapace. La corsa che ha la bidisco, cioè il punto di attacco è cortissimo. Ok, mamma mia, che aeroplano. Per Diana, ne faccio pelo più avanti perché non è regolabile in profondità lo sterzo. No, va su e giù. Solo su. Peccato, mannaggia, la palitta, mettiamo un calice. Non ho capito bene la velocità, ma ero molto colpito da questa Watchgate. Il sound è fenomenale. Porca miseria. Sotto al tunnel ci sentono fino a Roma. Sì. Beh, una terza, anche perché non posso aprire il finestrino. No. Madonna, che bella che è! Il sound è fantastico. No, ma anche la spinta, mi si è tirata tutta la cintura, Joe. Guarda. No, hai capito? Mi ha appiccicato al sedile a tal punto che... non mi muovo. E quante mappe abbiamo a disposizione? Per adesso abbiamo 2 mappe, ne possiamo selezionare in realtà fino a 16, ma per l'uso che dobbiamo fare noi direi che va benissimo. Una da 4,50 circa e una da 5,40-5,50, quelli che abbiamo tirato fuori. Okay. Sai che la risposta del pedale dell'acceleratore a bassi giri non è immediata? Sì, lo so, perché quello anche è mappabile. L'abbiamo fatto per un discorso di guidabilità nel traffico. Questa frizione, se glielo metti pure il gas troppo reattivo nel traffico, nelle ripartenze, semafori, traffico, eccetera, diventa un po' scorbutica con questa frizione. Già lo è. Barcona, io la sento, cioè mi sembra più dinamica la GTR di Max che c'è in officina. Ma veramente fa 1750 kg però. Lo so, vabbè, ma c'ha gli oli, perché no, questo c'ha un buon assetto, però comunque è stradale, quella ormai è diventata molto più orientata alla pista. Questa c'ha un tain regolabile, no? Questo è un tain monosport, non è la versione base, ma è la versione, diciamo, intermedia. Comunque è un ottimo assetto. Anche la visibilità di questo montante qui non mi fa impazzire, perché girando a sinistra chiude molto. Cioè praticamente devo guardare qui dal lato del finestrino, altrimenti mi devo sporgere un po' in questo modo, vedi? E qua il comportamento, ti dico, appena si stringono un po' le curve diventa un misto stretto, comincia a essere più interessante la macchina, Poca potenza sul pedale dell'acceleratore. Ha saltato leggermente. Sì. La velocità è imbarazzante, Giova. Io non so che c'hai in mente te, che a volte dici che determinate macchine sono lente, ma caro mio, per me qua siamo 100 cavalli oltre. Beh no, su questa strada è chiaro. Madonna mia, che cacchio di demonio. La seconda è bella. Fa paura. Non ho questo feeling, e poi è bagnato come al solito, cioè tu dici mi porti con 550 cavalli su una strada bagnata, non ci ha detto bene. Vabbè. È diabolica, cioè che un aggettivo. Tanta, anche nel, tanta, anche nel sì, peso, tanta, è tanta. Tanta. È tanta, è tanta, è tanta, è tanta. Belle le A052. Si comportano bene. Secondo me sta frizione è too much, frate. Purtroppo è stata, in ottica di salire con la potenza, una scelta obbligata. Se vuoi ti spiego anche il motivo tecnico. Con una monodisco, sì, si poteva mantenere una monodisco, ma lo spingidisco a quel punto diventa così duro, sì, che diventa per la gamba una sofferenza, certo, nel traffico soprattutto.
molto più dura di questa. B, a livello tecnico, proprio a livello del motore, c'è una bronzina centrale che è quella che si occupa di tenere l'albero motore, perché tu quando spingi lo spingi proprio fisicamente in avanti, e c'è la bronzina di spallamento, certo, certo, che con una monodisco e uno spingidisco molto duro soffre, perché inevitabilmente con quella pressione, okay, ti vai a levare il velo d'olio, quindi si consuma. Mi cioè, ricordo, sì, sì, la bronzina di spallamento, esatto, che era stata tutta oliata prima, esatto, di essere poi portata perché in chiave di selvaggio. La monodisco ha una corsa, un leveraggio, un punto di attacco molto più lungo. La bidisco, avendo l'attacco così corto, che ti risulta molto scomodo, sì, dall'altra parte favorisce quella bronzina lì. Cioè, come va guidata? È un po' più aggressiva. Ah, devi proprio menare? Sì. Cioè, quando metti dentro le marce? Più veloce. Cioè, adesso sei molto... Bam, molto dolce. Ah, deve essere più veloce la cambiata. Esatto. C'è anche un tipo di bidisco che è un po' più sfruttabile, i parastrappi, ha un diametro più grande. So, abbiamo dovuto anche fare i conti col budget, perché come avete visto Riccardo ha dovuto ricomprare praticamente tutto, quindi si andava su cifre astronomiche. Astronomiche. Esteticamente è molto bella, anche se secondo me è troppo alta. È troppo grossa. Ed è vero, a fine test drive riuscivo a guidarla meglio, avevo preso un po' di feeling, però poi a mente fredda ripensandoci, qualcosa che non mi convince c'è sempre. Soprattutto ragazzi, perché prima di questa avevo guidato le vecchie Evo. Ma perché negli anni le auto crescono sempre di più di grandezza? Ci sarà mai un cambio di tendenza per le auto sportive? Cosa ha portato a questo? La richiesta di mercato? Tornerà mai una Subaru 22B dalle dimensioni perfette? Ci hanno provato e si erano avvicinati tanto con la BRZ, ma per qualche motivo, alla fine, quel progetto poteva andare meglio. La lascio nelle mani di Giovanni. Mamma mia! Ammazza, se è grosso! Hai ragione. C'hai quella risposta del gas, bam, rapida, sì, veloce, tanta massa, troppa. C'hai quasi paura di entrare qua, sì, perché la senti quanto è grossa, ingombrante. Tiene però. Sì, sì, tiene. Dai, è bello. Sa scorrere questa che si allarga. Esatto, è difficile sto cambio. È difficile, non è precisissimo. Davvero. Non è precisissimo. Qui salta. Secondo me un pelo più pronta sotto, quando entra, sì, il turbo è bestiale. Qui c'è questa strada. È bellissima. No, dai, che cazzo vuoi? La si guida più la ruvidità, non mi guarda, vabbè, chiudo il video così. La grezzitudine e la frizione è scaldandosi, no, a parte gli scherzi, migliorava molto. Ci abbiamo preso gusto come al solito alla fine del test drive, però poi è venuta la pioggia, insomma tutta una serie di cose, è finita la benzina, mamma mia ragazzi quanto consuma, giustamente con quei cavalli ci sta, ma rimane per me una gran bella macchina, ma non la migliore delle Evo. E too much weight, un po' troppo barcolante, pesante. Questo è il parere, partendo da una base di una gran bella macchina, insomma, parliamo di... Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ragazzi, fateci sapere cosa ne pensate della Evo 10 rispetto ai vecchi modelli qui sotto nella sezione dei commenti. Iscrivetevi al canale e se vi è piaciuto il video, lasciate un like. Ciao!